Parlare del Testarolo nel luogo in cui nasce credo che sia un privilegio e io oggi sono molto emozionata perché questo è quasi un altare e i gesti che si fanno per fare il Testarolo sono quasi sacrali. Lo dimostra il fatto che chi fa il Testarolo per provare se il testo è al punto giusto butta un po' di farina. La farina prima si incendia e dà questa sicurezza che puoi partire per fare il testarolo. Probabilmente faceva così anche la donna del passato, tanto passato, tanti anni, tanti secoli, perché il testarolo è un documento di gastronomia archeologica, cioè che viene da lontano, farina, acqua, sale, ma soprattutto quella pastella che riconosci solo dalla densità o riconosci perché, come la vedi, ti dice è pronta per fare il testarolo. Quindi è difficile tradurre la preparazione in parole, è meglio vederlo fare e poi provare. Questa è la storia del testarolo di Pontremoli, che però potrei determinare anche come testarolo della Lunigiana. Sempre ricordando che anche in Carvagnana si fa un tipo di testarolo e persino nella zona di Chiavari c'è un testarolo ligure che si chiama testarolo. Quindi testarolo è semplicemente un pane sottilissimo, uno strato appunto ottenuto con la pastella, farina, acqua e sale, e cotto dentro al testo. Per quanto riguarda il testo, direi che è una invenzione non recente, perché probabilmente la donna ha fatto i primi pani sopra una pietra rovente, ma poi con la sua intelligenza ha architettato una forma tonda, bassa, perché ricordatevi che il testarolo un tempo si faceva con il testo di ceramica. Allora, torniamo al primitivo testarolo, è fatto sopra un strato tondo, largo, poi viene coperto e la parte sotto appunto si chiama sottano. Poi viene coperto con un coperchio che è leggermente arcuato e che chiameremo soprano. In questa atmosfera si forma una cosa magica, il testarolo appunto di Pontremoli, che si differenzia poco dagli altri testaroli che si fanno anche in famiglia. Ha solo praticamente una larghezza, cioè un diametro, che va da 40 a 50, quindi potrebbe essere 42, 45, a seconda del testo. E i testi di oggi vengono da molto lontano anche loro, probabilmente, dal momento in cui la donna o l'uomo hanno scoperto che facendo una forma di metallo si poteva fare più testaroli e in tempo molto più rapido. Per condirlo resta l'olio, il massimo condimento pensato per questo piatto, con formaggio di pecora e oggi logicamente formaggio di parmigiano. E dopo l'Ottocento è arrivato anche il pesto.